Arrivano. Gehesor Afsoko. Che piacere, JJ. Altrettanto, generale. Benvenuti in Russia. Certo, ma ora andiamo oltre. Davai, davai! Nocciolo cavo di plutonio 9.7 kg con innesco attrizio e sviluppa 800 kg di potenza. Fate con comodo, signori. Vogliamo che tutti siano soddisfatti. Quindi avete un costruttore per vostra arma? Cosa? Un costruttore per arma. A te che importa? Trovare plutonio a primo passo, ma punto critico è costruzione. Ho mie conoscenze, domanda semplice. No, non è semplice. Tu hai chiesto me chi è il mio costruttore. Ehi, ehi. Qualche problema? Sì, c'è un problema. Credo che sia un agente governativo. Con chi stai? Interpol? MI6? CIA? Non dire assurdità. Sono solo un ragazzo che sta di fronte a un altro ragazzo e gli sta chiedendo di non sparare. Oh Cristo, Notting Hill. È fottuto. No, se la caverà. Che facciamo? Niente, è troppo inguaiato. Sapeva che sarebbe stato da solo. Che credi di sapere per puntare arma contro mio amico? La sua storia. La mafia russa. Trafficante internazionale d'armi, ma che io sappia nessuno ti conosce. Dimostra quello che sei. E quell'accento finto. Dovrebbe essere russo? Ti ci vuole un corso di recitazione. Sembri Mickey Rourke in Iron Man 2. Tira a indovinare, lo sa già. Tutto bene, non c'è nessun problema. Ok, mi hai beccato. Oh, cavolo. Non ci sto dentro. Il ruolo della spia è nuovo per me. Sai, è strano. Il soldato mi veniva naturale, ma questo... insomma, un po' meno. Ma c'è una cosa che mi riesce bene. Che cosa? Spaccare culi. L'avevo detto. Andiamo, dai!
Voilà, fin! Sta arrivando. Parati. Ben fatto, killer. Grazie. L'uomo Grazie. Il mito? Cavolo, Bobby Ulf, supporto tecnico, è un vero onore conoscerti per me. Io ho letto ogni singola pagina del tuo fascicolo, è mozzafiato, tipo 50 sfumature di pazzesco. Kim ti aspetta al più presto per il debrief. Arrivo. Pazzesco, pazzesco. Buona giornata. Ops. Ma... hai spaccato un mucchio di culi. Un vero cowboy. Sì. Molto eroico. Grazie, capo. No, facevo del sarcasmo. La missione non era solo fermare una vendita a JJ. Il fine era scoprire che cosa sapevano per catturare il resto dell'organizzazione. Ma ora è un po' dura, visto che li hai ammazzati tutti. Gregovic? L'uomo alla testa delle finanze di Hassan. La testa di Hassan. E grazie a te non abbiamo niente. Abbiamo il nocciolo di plutonio. Si è scoperto che ci sono due nuclei. Quest'uomo, Azar, è scappato col secondo. Lui è l'unico che tu non abbia ucciso. E ora ha la metà di ciò che gli serve per far esplodere una grande città. Nelle forze speciali il tuo stato di servizio era impeccabile, ma l'intelligence è tutto un altro sport, sai? Fare spionaggio richiede finezza, sottigliezza e intelligenza emotiva. Sì, io le ho tutte. Sono pieno di intelligenza emotiva. Ah, quindi vuoi dire che sei in grado di leggere i più leggeri e sottili indizi facciali per valutare l'indole di un obiettivo? Assolutamente sì. E la mia faccia che dice? Comincio a leggere ora. Oh, mio Dio. Senti, JJ, io ti rispetto, ok? Ci hai portato delle grandi vittorie, ma con tutto il rispetto... non credo che tu sia tagliato per questo. Prenditi la giornata, riposati, fai le ninne. Grazie, Jimmy. Mirtillo, dormi bene. Alexa, metti qualcosa di rilassante. Questa è la mia maglia preferita. È di una band francese fichissima. Li ho visti qualche volta dal vivo quando ero in Francia. Amo molto la musica francese. Sì. Ora che ci ripenso, vivere in Francia era molto figo. A pattinare con voi sabato? Beh, lo chiedo a mia madre. Ok, com'era? Lo so, sì. Li ho persi con amo molto la musica francese. La différence entre amica et de ses parfaits est subtile. Bella maglia, l'hai presa dalla mia camera, Oh sì. Come va a scuola? Bene,
Le bambine delle elementari sono molto carine e simpatiche con le nuove arrivate. Siamo le prime a essere invitate a tutte le feste. Sai cosa penso? Che non è tardi per studiare a casa? No. Io penso che se resti te stessa, troverai delle ottime amiche che vedranno quanto sei speciale come lo vedo io. Sai chi dice queste cose? Chi? Tutti i genitori dei bambini che non vengono invitati alle feste. Non mangi l'uovo? No, grazie. Spostati! Sta attenta! Sì, Chicago ha vinto. Ciao! Ehi, come va, ragazzi? Cos'è quella? Oh, questa è la maglia di una band francese. Oh mio Dio, è marmellata! Ce l'hai su tutta la faccia! Devo postarla subito! A dire il vero, non ho il permesso di mettere le mie foto su internet. A mia madre ha paura del cyberbullismo. Ma chi ti bullizza? E così ho sentito che ci sarà una grande festa sul ghiaccio questo... Oh mio Dio, ha già 8 like! Malgrado il nostro insuccesso in Russia, l'NCA ha evidenziato una pista. Ritengono che Hassan lavorasse con quest'uomo. Victor Marquez, ex forze speciali francesi, è un cittadino francese che traffica armi illegali da almeno 20 anni. Victor di recente ha fatto il grande salto nell'arena nucleare e ha acquisito qualcosa di davvero pericoloso: progetti sovietici per un'arma nucleare. Per anni ha lavorato fianco a fianco con suo fratello David. Si è parlato di una lotta di potere tra i due. David non voleva dare al fratello i progetti nucleari e li ha nascosti. Furioso, Victor lo ha ucciso. In seguito è stato quasi catturato dalla polizia, ma è scappato ed è ancora in fuga. Oh, povera donna. Qualcuno sa come sta? Sta bene. Se Marquez trova quei progetti e li vende ad Azar, boom! La missione è catturare Marquez prima che possa trovare i progetti. Sappiamo dove cercarlo? L'NCA crede che incontrerà Zara a Berlino. Sì, adoro Berlino. Cristina, ci pensi tu? Abbiamo altre informazioni dall'MI6. I messaggi decriptati indicano che Marquez abbia contattato il suo avvocato a Parigi, un farabutto internazionale, tale Cole. Bella anche Parigi. Cristina, e tu anche questa? C'est bon. JJ. Signore? Farai sorveglianza con Bobby. Mi scusi? Non ci credo. La moglie del morto è tornata negli Stati Uniti. Non sappiamo quanto sia coinvolta. Finché non catturiamo Marquez, è meglio che la teniamo d'occhio. È la tua ultima opportunità. Eccoci qua. È meraviglioso, finalmente sul campo, tu e io, chi l'avrebbe detto alla prima missione? Fare da balia ai civili non è una missione, e non c'è nessun tu e io. Beh, se non è una missione, allora questo cos'è? Il piano B. Sì, per una missione importante e potenzialmente pericolosa. Non devi toccare. Scusala, Mirtillo. Casa, dolce casa. Parigi è un po' diversa. Oh, un letto! Questo è mio! Sì, te lo lascio, io prendo il divano. Quello è sangue. Oh, non è sangue, può essere ketchup, avranno mangiato a letto. No, è sangue. Ecco le informazioni. Finalmente si va in scena. Va bene. Kate Vale, moglie di David Marquez, deceduto. Originaria di Chicago, tornata da Parigi 3 mesi fa con la figlia. Non ha parenti stretti, non usa i social media. È infermiera al pronto soccorso al County Hospital. Sarà una copertura? Non lo so.
Va bene, questa è la figlia, Sophie. 9 anni. Ha appena cominciato la quarta, la Oak Tree Elementary. Sì, lei potrà estenderla. So al lavoro. Va bene, facciamo in fretta. Che spettacolo, giri sempre col bacon in tasca. Nel ripostiglio, questa è cattiveria. Perquisisco l'appartamento e metto le videocamere. Va bene, videocamere in posizione, JJ, e funzionano tutte. Ricevuto, ho quasi finito. Oh, è tornata. Ho capito di aver dimenticato il portafoglio quando è arrivato il Lo so, non ci sto con la testa. Beh, no, ora lo prendo e sono da te in 20 minuti. Non preoccuparti. Nasconditi! Dove? Dove non possa essere un portafogli. Lo sai come guido. A tra poco, ciao. Smettila! Ok, sta rivoltando l'appartamento. Ha imboccato il corridoio. Oh, ora è in camera. Oh mio Dio! La prossima mossa! È in cucina. Evacuare in 5-4 ora! Esci dalla porta, immediatamente! Fermo! Vai! Oh, che gentile! Sì, sto impazzendo! Lo so, la tensione, la trepidazione, l'entusiasmo, l'adrenalina da dipendenza piuttosto in fretta. No, la noia. Sì, lo so, tante sfaccettature. Ehi, voglio solo dirti che sono molto felice di imparare da te. Io non ti sto insegnando niente. Non lo so, forse è più un rapporto mentore-pupilla. Tra di noi non c'è nessun rapporto. Ancora no, ma costruiremo qualcosa di speciale. Già me lo sento. Condividerai le tue atroci esperienze sul campo e io ti mostrerò. Non devi toccare. Ok, questo è stato pazzesco. È quello di cui stavo parlando. Devi insegnarmi a fare roba del genere. Con le tue abilità motorie sarebbe impossibile. Tu sei la tecnica, io l'azione. Magari diventerò l'azione sorprendendo tutti. Potresti avere bisogno che ti salvi il culo. Tu non mi salverai mai il culo. Assisterti? Potrei assisterti. Andiamo, che ti costa mostrarmi qualche cosetta, eh? Solo in caso... Hai. Ciao, chiudi per favore. Grazie. Conosco quella faccia. Quale faccia? La faccia da sto per sganciarti addosso una brutta notizia. No, questa è la mia faccia da... Ti vanno gli spaghetti stasera? E somiglia alla faccia da non posso portarti a pattinare domani. Mamma! Mi hanno aggiunto un turno in ospedale, Sophie, mi dispiace. Ma ci vanno tutti! Lo so, ma non ho scelta. Senti, ti va quando rientro di fare qualcosa insieme? Per esempio, potremmo andare al cinema. Certo. Uscire con mia madre è molto più fico che avere amici della mia età. Io odio questo posto. Sì, anche io.
Oh, allora solo perché siamo gay pattiniamo sul ghiaccio? Amiamo lustrini e paillette, ascoltiamo Celine Dion e non possiamo farne a meno, è come fa l'Ene con la fiamma. Oh, santo cielo, no, mi dispiace, no, non era questo. Ti prendo in giro, bella, certo che pattiniamo, scherzi. Ho conosciuto Todd a un corso di danza sul ghiaccio, sono caduto ai suoi piedi, dico bene ti... Quello era un sì. Comunque, ci piacerebbe tanto scendere in pista con Sophie, ma ha un milione di commissioni domani. E Todd lavora da casa, è un terapeuta. È un terapeuta? Il modo in cui si aprono con lui è davvero incredibile. Se ti serve qualcuno con cui parlare della vita o del lavoro o di cosa rivela di te il colore che scegli... Oh, a dire il vero, questo non l'ho scelto, è il mio colore naturale. Mm-hmm. Non scegliere è una scelta, ma senza dubbio la terremo d'occhio noi per te. Niente paura, a noi non sfugge niente, dico bene ti. Anche quello era un sì. Aereo nemico. Oh, il cane ha trovato la videocamera. Oh, non va bene. Tranquillo, non sa che cos'è. È impossibile capire che è una videocamera. Sicuro? Anche se lo sapesse non risalirebbe a noi. È tutto wireless e criptato. Non lo so, ha capito qualcosa. Ti piace la piccata di pollo coi broccoletti, ma sei in missione gelato. Ciao, Carlos. E niente vaniglia, troppo triste. Ciao. Ecco, 20, 25. Tieni il resto. Grazie. Vediamo che ci siamo persi ieri sera mentre facevamo la spesa. Com'è andata a scuola? Che hai imparato di bello? Che disegni? Niente. Sì. Oh, senti, mamma, a te com'è andata? Oh, a dire il vero è stata una giornata intensa e stressante. Questo incidente fra tre auto è stato una carneficina. Amputazioni plurime, sangue che schizzava dappertutto. È successo davvero? No, cerco solo di farti aprire bocca. Ce l'hai ancora con me per il pattinaggio? È dura, la madre le prova tutte, ma quella mocciosa viziata non fa un passo. Per me non è viziata. Oh. Ehi, come sei entrata qui? Ci sta riprendendo, può essere in streaming. Siete agenti della CIA? No. Cosa te lo fa pensare? Ci state controllando in caso ritorni mio zio? Perché potrebbe tornare? No. Lui odia mia madre. Una volta a Natale hanno litigato. Lei gli ha versato il vino sulla testa in un ristorante molto elegante. Oh, io non la toccherei, no, a lui non piace. Sei incappata in una situazione molto delicata, ragazzina. Perché non mi passi quel telefono prima di finire in guai molto grossi? Ma non finirai anche tu nei guai? Bruciato da una bambina di 9 anni che sta registrando e mandando tutto al cloud con un solo click. Posso girare questo video a tutti. Può farlo. Sì, non è così difficile. Ciao ragazzina, siamo tuoi amici. Mm-hmm. Siamo qui per aiutarti, per proteggere te e la tua mamma. Allora perché tutto questo segreto e le videocamere nel nostro appartamento? Ok, time out. Allora, siamo bruciati, da protocollo ci ritiriamo e subentra qualcun altro. No, se Kim scopre che ci ha beccati una bimba, la mia carriera è finita. Che scelta abbiamo? Ucciderla, sembrerà un incidente. La butto giù dalle scale. Cosa? Wow, è ancora accesa.
Questa mi è uscita parecchio male. Scherzavo, era per ridere, sai? Divertente. Facciamo così. Farò vedere la mamma il video o facciamo un accordo? Diamine, brava. Che genere di accordo? Sia chiaro, vale solo per stavolta, ok? Non si ripeterà. Ce ne andiamo tra 40 minuti, ricevuto? Sì, ho capito. E a te cosa occorre? Un 35, grazie. E lei, signore? Niente per me. Tu non pattini? Ho detto che ti ci portavo, non che avrei pattinato. Scusami, ci fai andare tutta sola? Sbaglio? O avete un motto che dice nessuno resta indietro? Sì, ma tu non sei un soldato. Aspetta, tu non sei capace? Hai 30 minuti, poi andiamo via. Quando guardi laggiù, che cosa vedi? 90 civili, minima sicurezza, perimetro debole. Nessun riparo. Persone che si divertono felici. Ogni tanto dovresti provarci. 29 minuti. Cos'è? Hai paura? Qua 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 qua. Mi dia un 49. Tutti sanno pattinare. Ok, ok, ce la faccio. Wow, tutto bene? Benissimo. Bella mossa. Baboom. Chiudete il becco. Ok, vado a salutare delle amiche. Ehi, signore, cadrà di nuovo? No. Sicuro? Sto tremando. Tremo di rabbia pensando a quello che vi farò. No. Io credo che probabilmente lui voglia solo... Ciao ragazze! E tu che ci fai qui? Oh, ci vengo sempre. Potremmo pattinare insieme. Sì, facevamo le nostre cose. Ehi, giochiamo a rincorrerci? Andiamo! Veniamo subito! Ciao! Oh, grazie a Dio! Preso! Andiamo, Trent! Andiamo! Fuori di qui! Tolleranza zero per il bullismo! Hanno cominciato loro! Quel idiot! J'arrive pas que tu n'es affaire jeter dehors. Ça vale la pena. Allora, che ti è successo? Che è successo a te? Si è spezzato qualcosa. Nel profondo. Il gelato ti farà stare meglio. Funziona su di me? No, il gelato non era nei patti. Ti piacerebbe spiegarlo a mia madre? Allora? Mi sento un po' meglio. Idem. Siamo a posto? Che vuoi dire? Voglio dire che non racconterai a nessuno chi sono o che faccio. Tornerai alla tua vita e ci lascerai stare. Rilassati, siamo a posto. Cos'è? Giuringiurello. Giuringiurello? Avanti. Dovevate controllarla! Che le sarà successo? Oh mio Dio, eccola! E che diavolo sei tu che le dai il mignolo? Mamma, no, aspetta! Oh mio Dio! Questa mia figlia! Dammi il telefono! Dov'è il telefono? Mamma, tu non capisci! No, ho infranto le regole e sono andata al parco! C'erano due idioti di scuola che mi hanno spinta e mi hanno fatto male! E JJ ha visto! Vive di sopra! Mi ha riconosciuta dal palazzo e ha parlato coi ragazzi e gli ha detto che avevano sbagliato! E poi mi ha comprato il gelato per farmi stare meglio e mi ha riaccompagnata! Oh, per la pochette, come ci sei riuscita? Ha muscoli grandi come prosciutti, Todd, hai visto che roba? Lo so, non ci crede neanche Todd. Mi dispiace tanto, questa è mia figlia, io posso aiutarti? No, tranquilla, sto bene, devo solo andare a casa a riprendere fiato. Davvero sto bene, scusatemi. Credo che gli sia scappata un po' di pipì.
successo? Non riesco neanche a parlarne. Diciamo che ho risolto il problema. Oh mio Dio, l'hai uccisa. Dio del becco. Oh. Ehi, omaccione! Come stanno le Pallas? Stanno bene, grazie. Davvero? Perché sembravi soffrire parecchio ieri. No, a posto. Todd ha detto che ti ha visto piangere. Cosa? Io non piangevo. Todd si chiedeva che fai di lavoro. È un tale impiccione, fa sempre il terzo grado ai nuovi vicini. Mi sono preso una pausa, devo riflettere. Benvenuto nel palazzo, JJ. Ci vediamo in giro. Sì, grazie. Vieni, sbrigati! Tesoro, portami altri stracci, per favore! Mamma, c'è JJ! Cosa? Perché? Oh. Aspetta, lascia che ti aiuti. Oh, no, tutto sotto controllo, no, ma grazie. No, sono gli impianti di questi vecchi palazzi. Devo solo infilarmi, stringere il tubo. Non è il tubo, è il flessibile lento. Ti dico che è... Ozzy, no! È davvero strano, di solito odia gli estranei, ma tu sembri piacergli in modo esagerato. Sì. Sì, sì, è strano. Ah, vieni qui, piccolo. Avevi ragione sul flessibile. Sì. Non capisco come sia successo. Magari lui può restare a cena. No, è proprio impossibile. Io dico che puoi. Oh, mio Dio! Siamo senza olio d'oliva. C'è una bottiglia nuova dietro la senape. Tiro a indovinare. Grazie. Ah, scusate un secondo, devo rispondere. Certo. Ehi. Ciao, che bello sentirti. Ti chiamavo per sapere perché stai bevendo rosé dentro al bagno del nostro obiettivo. Aspetta. Hai messo una videocamera qui. Che razza di pervertito lo farebbe? Un genio pervertito è dove la gente va per non farsi sentire. A quanto pare. Ehi, non spostare il discorso. Che diavolo stai facendo lì dentro? Mi hanno invitato a cena. E tu hai detto di sì? Sì, perché è stata un'imboscata. Ok, va bene, ne usciremo vivi. Allora, immagino che faremo così. Tu resterai a cena e sarai garbato e innocuo e poi taglierai subito la corda. Tu dici? Beh, tu hai un'idea migliore? Sì. Le drogo col Pentotal mentre tu violi il cloud e recuperi i video. Facciamo saltare il palazzo simulando una fuga di gas. Boom, zero prove e ce la filiamo. D'accordo, andiamo con la tua idea. Scusa, il pollo è un po' asciutto. Sì, è proprio stracotto. Beh, a te sembra cattivo. In Afghanistan siamo rimasti isolati un mese e avevamo solo lucertole. Non speravamo per non attirare il nemico. Così gli spaccavamo la testa con le pietre, un lavoro sporco. Poi dovevamo cuocerle col C4 che gli dava un orrendo sapore chimico. Ma tanto stavamo già bevendo la nostra urina, per cui... Ah, mi dispiace molto. Non mangiavo con dei civili da tanto tempo. Senti, mamma... Stavo pensando che, visto che non puoi venire alla giornata dei genitori e degli amici speciali, può accompagnarmi JJ. Non mi sembra il massimo come idea. Non è il massimo. Perché no? Di sicuro è molto impegnato. Molto impegnato? Non è vero. È disoccupato. Se ne sta lì tutto il giorno a guardare le TV. Sophie, non è molto gentile. No, non è gentile. È che... Hanno tutti qualcuno da portare e tu non puoi lasciare il lavoro. E io non avrò nessuno con me. E probabilmente sarò l'unica da sola. Ti prego. Sul serio? Giornata degli amici speciali? È insidiosa la bambina. Mi mancano i terroristi. Buonanotte, JJ. È brava.
e buonanotte anche alla tua amica lesbica. Allora, che scenario ci aspetta? Non so, è la mia prima giornata degli amici speciali. Con poca intelligence parte in svantaggio. Prendo nota. Ricorda, devo tenere un profilo basso, quindi non si parla di chi sono o di quello che faccio e finisce qui. Basta giornate delle persone speciali o pattinaggio. Io ho un lavoro da fare. E non finirà come nei film, con noi due seduti su delle seggioline a bere del tè con le bamboline. Ehi, e per essere chiari, ti sto addosso. So che hai sabotato il lavello. Io non so davvero di che parli. C'era una volta una bambina che si era messa in testa di volare troppo alto. Poi un giorno scomparve e nessuno trovò mai il suo corpo. Ti piacciono le favole? Senti questa. C'era una volta un agente della CIA che metteva videocamere nel bagno di una bambina mentre seduceva la madre tra pollo e vino. Scommetto che non lo insegnano a Langley. Cristo santo. Non puoi tirarti indietro. Siamo qui. Non mi tiro indietro. È che non ho mai amato la scuola. Non l'ama nessuno, la scuola. Cerchiamo solo di sopravvivere. Andiamo. Benvenuti a tutti. I nostri allievi sono entusiasti di potervi mostrare la loro scuola. Allora, perché non cominciamo conoscendo alcuni dei nostri genitori e amici speciali? Chi vuole essere il primo? Andre? Ho portato mia madre! Ciao, sono Tina e aiuto gli altri a gestire i loro soldi in modo che quando smettono di lavorare abbiano un gruzzolo. Il mio team e io programmiamo tutti i voli della compagnia aerea, che sono oltre 3.000 al giorno. E grazie a questo minuscolo robot sono in grado di riparare la valvola cardiaca dall'interno. E con questa procedura salvo più di 100 vite all'anno. Sophie, chi hai portato oggi? Non aveva alzato la mano. Non importa. Ah, lui è il mio amico speciale JJ. Permesso? Ai! Oh, scusa, piccola. Oddio. Oh, il mio piede! Ciao a tutti, io mi chiamo JJ. Professionalmente mi sto guardando attorno. Disoccupato. Nel mio impiego precedente facevo... eliminavo spazzatura. Ne ho eliminata in tutto il mondo. Oh, mio Dio, spazzatura? L'educazione, ragazzi. Qualunque esperienza è preziosa. Non c'è niente di cui vergognarsi. Questo uomo è proprio strano. Quando ho detto che eliminavo spazzatura, parlavo di rifiuti umani. In realtà sono un ex ranger dell'esercito che ora è impiegato in operazioni segrete per un'agenzia di intelligence americana che può o non può o può essere la CIA. Per la CIA? In effetti non dovrei parlarne. Ma ho sentito dei giudizi e della cattiveria. Quindi ho voluto solo mettere in chiaro. Ma se qualche informazione uscirà da quest'aula, io vi troverò. No, scherzo. Più o meno. Ti hanno mai sparato? Sì. Ci mostri le cicatrici? Ellen. Hai mai ucciso qualcuno? Quanti? Beh, questa non è la cosa importante. La cosa da ricordare è che erano tutti cattivi. Cioè terroristi, dirottatori, rapitori, trafficanti di umani o solo molto irritanti.
Sì, a me non sembra che dovremmo celebrare questa cosa. Siediti, Ala, hai avuto il tuo turno. E tutto ciò che ho fatto è stato sempre solo per tenere l'America al sicuro. My friends say I should live a little. Need to start saying yes more. I got my magic meeting in the middle. Because new actions will get you new results. They gave me something to think about. Che dentro è dentro, che fuori è fuori. Trovati. Ciao, JJ. Salve, maestra Besser. Oh, ti prego, chiamami Pam. Volevo solo dirti che sono molto colpita e che è stato un piacere conoscerti. Grazie, piacere mio. Credo che tutti abbiano davvero apprezzato. Buona giornata. Allora, ci vediamo. Va bene. Strappalo subito. Cosa? Hai capito? Sì, ma... Conflitto di interessi. Adesso mangialo. No. Ciao, ragazzi. Mamma. Ehi, com'è andata oggi? Una giornata fantastica. Oh. Ci vediamo, Sophie. Ciao, JJ. Ciao. Vado a salutare i miei amici. Certo. Wow, sembra che tu abbia fatto colpo. E su tutti... Grazie per oggi. Figurati. Sophie sembra molto felice. Stai? Avevamo un patto. Ti volevo ringraziare di essere venuto la scorsa settimana. Hai davvero fatto colpo sui miei compagni. E su mia madre. Bene, piacere di averti aiutato per l'ultima volta. Non sei sposato, vero? Perché? Sto cercando di inquadrarti. Qual è la tua vera storia? Sotto quella scorza ruvida sembri un bravo uomo, ma un po' scottato e solo. Mi stai prendendo in giro? Per me ti è morta la moglie. No. Il tuo partner? No. Hai guidato un gruppo in azione, hai sbagliato, li hai persi tutti e questo ti tormenta? La smetti. Senti, è dura essere in missione. E ancor di più per chi ti aspetta a casa. Alla penultima sono stato ferito e la mia fidanzata mi ha lasciato. Non ce la faceva. Col mio lavoro è meglio essere soli. Le persone finiscono per soffrire in qualche modo. Quindi... Ma perché te lo sto raccontando? E il pesciolino è tutto ciò che ti fa ricordare lei? È stato bello. Aspetta! E se ti dicessi che pensavo di diventare una spia anch'io, quando sarò grande? Sì, certo. In bocca al lupo. Sul serio? Non mi credi? Ragazzina... Non sei adatta ad essere una spia. Oh, capisco. Dovrei starmene al mio posto e sognare di diventare una barista o una stilista di moda o una wedding planner. O un'infermiera di pronto soccorso come tua madre? Sai, pensavo di chiederlo a Bobby, comunque. Sembra essere lei la mente dell'operazione, mentre tu sei più il braccio. A chi dai del braccio? Bobby è un analista. Non ha la mia formazione. Se qualcuno ti insegnerà, quello sarò...
Bella mossa. Non farlo mai più. Da dove si comincia? Poligono? Percorsa ostacoli? A 9 anni non ti fanno entrare nei poligoni. Ma cos'è, che gusto c'è? Sappiamo che sei una brava bugiarda, ma mettiamo che tu cada in mano al nemico e venga sottoposta alla macchina della verità. Perché lo facciamo? Non dovrebbe neanche essere qui. La chiave è concentrarsi sul respiro. Il minimo aumento della pressione sanguigna è un indizio che non dici la verità. Proviamo con qualcosa di semplice. Ti farò una domanda e tu risponderai con una palese bugia, ma quegli aghi non devono muoversi, è chiaro? Va bene, cominciamo. Allora quando avrò il mio primo incarico? Quando decido che sei pronta. Io sono pronta. Ah, sì? Va bene. Vedi questo palazzo? Sì. Conosci qualcuno lì? No. 10 minuti. Voglio vederti su uno di quei balconi. Convincere un estraneo a farmi entrare nel suo appartamento? Lo sai quanto è pericoloso? Nel mio appartamento sei entrata tranquillamente. Mi bastano 5 minuti. Che cosa fai per vivere? Sono un agente del KGB che si spaccia per una scolara. Mio fratello ha 3 gambe e vende crack. E mia madre è una prostituta. Non serve che una macchina mi dica chi mente. Sì? Sì. Io le fiuto le bugie. L'endorfina rilascia un odore, le mani sudano e la prova decisiva è un minimo battito di ciglia. Non mi serve altro. Vuoi dire così? JJ, credo che tu sia una persona dolce e sensibile. JJ, io ammiro tutti i tuoi tatuaggi. Smettila. JJ, io credo che tu non abbia mai assunto steroidi. Cristo santo. JJ, basta, sul serio, davvero, stavo scherzando. In ogni scontro serve l'elemento sorpresa. Ora tu sei piccola e debole. E io l'opposto, quindi l'obiettivo di questa esercitazione è oltrepassare me. Una buona idea può essere creare un diversivo, perché altrimenti avresti 0 possibilità di... Oh! Mentirlo! 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 Oh, oddio! Oh, oddio! Ok. Questo è sangue freddo. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie 500 milliards de petits martiens. Et moi, et moi, et moi. Finora potevo imparare tutto quello che mi ha insegnato da YouTube. Ah sì, dici davvero? Sì, insomma, quando mi insegni la roba divertente come, non so, allontanarsi da un'esplosione senza voltarsi indietro, o cose fiche da dire prima di far fuori qualcuno. Devi smetterla di imparare lo spionaggio da Mission Impossible. Ma per dire qualcosa di fico, devo rinnovarmi sempre. Hai una battuta diversa per ogni cattivo? Sì. E se l'assassino fosse travestito da gelataio, per esempio? Direi su di freddo e lo pugnalerei con un ghiacciolo. Un finto Babbo Natale? Scendi dalle stelle all'inferno. Un tizio mascherato da cane che vende orologi? Tempo scaduto, bastardo. Com'è andata oggi? Io a posto, e tu? Bene. Qualche problema? No. Sicura? Perché sembra che qualcosa ti disturbi. Hai addestrato lei a superare la macchina della verità, ma non me. Non voglio essere discriminatoria, ma a 9 anni dorme ancora con la lucetta accesa. Io sono un hacker professionista in possesso di una laurea in lettere. Abbiamo passato un po' di tempo insieme, non le ho insegnato niente. Ah, bene, le hai insegnato a posizionare le cariche cave. Era solo Play-Doh. Non è questo il punto.
Vuoi che ti porti del Play-Doh? Me lo prendo da me il Play-Doh. Sicura? Perché sarei felice di farlo. Non farne un problema di Play-Doh, stiamo parlando di noi, siamo partner. Te l'ho già detto, tu non sei la mia partner. Ehi, è pronta la cena? Aspetta che la preparo subito. Oui, si tu veux, on peut se retrouver à place de l'opéra. Oui, d'accord. Pronto? 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 Victor, che cosa fai qui? Rilassati. Non c'è segnale o sorveglianza che io non possa bloccare. Di che cosa stai parlando? La CIA ti sta addosso. Apriranno la porta tra 2 minuti, quindi ne hai esattamente uno per darmi ciò che mi serve. Qualunque cosa. Mio fratello dove ha messo i progetti? Non lo so. Non ti credo. Non si fidava di me, non si fidava di nessuno, soprattutto di te. Gli ho solo sentito dire che li aveva il suo migliore amico. Il migliore amico? Sì, ma non so chi sia. Io sì. No! Devo uscire. Ehi, stai bene? Qual è l'emergenza? Dobbiamo fare la chiacchierata. Scusami? Sei partito col piede sbagliato con la mamma, ma io vedo il vero te e credo possa ancora funzionare. Ho fatto qualche ricerca. Cosmo Online dice che dovresti essere maschile, ma anche sensibile ed emotivamente vulnerabile. Sophie, che succede? Hai mentito per farmi venire? Ah, beh. JJ, che cosa fai qui? JJ voleva venire a questa mostra e vedere le mie opere. A quanto pare lui adora l'arte. Davvero? Sì. Sì, certo. Insomma, quello che hai fatto qui, Sophie, con il colore, è incredibile. Si capisce che quello è un pennuto. A differenza di questa schifezza, insomma, ma che diavolo rappresenta? A me sembra un hot dog che caca su un gatto. Questo è orribile, davvero, davvero. È così... Lasciami finire. Io vado avanti, mamma. Devo finire i compiti. A dopo, JJ. Ci vediamo. Senti, mi dispiace per quello che è successo. Ho un talento speciale per le gaffe. Davvero? Non avevo notato. Ti abitui a stare da solo e poi non sai più stare con gli altri. Sì, forse ne so qualcosina anch'io. Ma come dicono sull'essere genitori, non si tratta solo di quel che dici, si tratta di esserci, di partecipare. E a Sophie questo manca da un po'. Suo padre è morto da quasi un anno. Lei fa finta di stare bene, ma capisco che è in difficoltà. Lei è una tosta, come sua madre. Non so quanto sia vero. Io lo so, credimi. Chiedi alle mie palle. Mi dispiace tranquillo. Moltissimo. Vuoi sapere un segreto? Sì, certo. Non ho idea di quello che faccio. Sto improvvisando. Sì, anch'io. Oh, guarda il piccoletto. Deve essere malato. No, gli serve solo un po' di aiuto. Ecco qua, piccolo. Andrà tutto bene, mio amico. Ecco qua, sano e salvo. Forse hai ragione. Forse il fatto che io fossi qui presente non serviva altro. Oh. Io
l'avevo previsto questo. Ah, cavolo. Povero uccellino. Ho un'idea. Sì? Io... giovedì avrei una serata libera dal lavoro e mi chiedevo se tu... se ti andasse di mangiare un boccone. Prometto di non cucinare. Sì. Ok. Bene. Sì, sarebbe bello. Ci vediamo. Ok. Buonanotte. Gigi! Ciao. Che diavolo è successo? Come hai ribaltato la situazione? Hai sentito? Sinceramente non ne ho idea. Non me lo aspettavo, ma... non puoi sbagliare adesso. Idee sul ristorante? Ho visto un tapas bar dove si balla. Si balla? Fammi vedere. Floss? Dub? Crank? Level up? Niente? No! Siamo arrivati fin qui. Non ti permetterò di rovinare tutto. Ok, fermo. No. Ti sta venendo un colpo? Non è così male. Promettimi una cosa. Io ti lascio portare mia madre a cena, ma niente balli. Non rischiartela. Siamo intesi? Sei davvero insensibile. Siamo intesi o no? Sì, siamo intesi. Bene. Buonanotte, JJ. Notte, Sophie. Grazie per la dose di fiducia. Figurati. Qual era l'emergenza? Nessuna, in realtà. Strano. C'è niente che io dovrei sapere? No. Ok. Mi chiedevo se tu... se ti andasse di mangiare un boccone. Sì. Ma scherziamo? A che diavolo stavi pensando? Non stavo pensando, avevo l'adrenalina a mille. I suoi occhi erano splendidi. Tu hai perso la testa! Prima porti la bambina a pattinare, poi vai a mostra e dimostra e ora fai un'uscita galante con la donna che dovremmo sorvegliare e mi menti al riguardo! Se sto con lei sarò al sicuro. Ehi, bello, il nostro compito non è tenerla al sicuro, ok? È vedere se il cattivo prova a contattarla, è questa la missione. Non c'è una missione. Tutto questo non ha senso. Non ci sono informazioni in quell'appartamento, soltanto una famiglia a pezzi, è questa la verità. La verità? Vogliamo parlare della verità, finalmente? Fantastico! Beh, io so che hai perso tutti i tuoi uomini nella tua ultima missione. È segretato? Sì. Io sono la tecnica, ricordi? Trovo sempre il sistema. Potrebbe tornarti utile se mai ti fidassi di me, ma... capisco. Tu sei quello chiuso al riccio, Lavoro da solo. Sei sul filo del rasoio. Forse devi portare Kate a cena per tirare fuori quella robaccia del tuo passato e vedere se hai ancora un cuore sotto quella foresta di tatuaggi. Bene, lo farò. Bravo! Ti auguro una cena da sogno! Beh, non è così che volevo che andasse. Ciao, JJ. Hai un attimo? Ho un appuntamento. Sì, abbiamo saputo. Da Sophie ci ha mandato lei l'SOS. Oh, quella roba è fuori moda. Dico bene, ti? Andiamo? Andiamo, non mordiamo mica, dai! Kate è una donna molto speciale, tu non credi? Decisamente. Bellissima. Intelligente. Ma ne ha passate tante. È vulnerabile, madre single. Todd vuole sapere che intenzioni hai. Andiamo solo a cena. Todd è stato cresciuto da una madre single. La situazione lo preoccupa. Solo una cena, Todd. E questa è una chiacchierata amichevole tra vicini. Non continuiamo con questa farsa, JJ. Sappiamo a che pensano gli uomini. No, ragazzi, io la tratterò bene. Lo prometto, fidatevi di me. Va bene, quanto tempo abbiamo? Forse posso tardare un po', 10 minuti. 10 minuti? Io non sono Dio, non funzionerà mai. Annulla e riorganizza per maggio. Ok, Todd ha ragione, possiamo farcela.
Per prima cosa va cambiata la camicia. Sembri un boscaiolo. Dove stai andando? A rimorchiare in montagna? Poi ti dobbiamo esfoliare. Non so che significhi. Cominciate a spaventarmi. Sophie mi ha detto che siete appena tornate da Parigi. Sì, quando suo padre è mancato siamo rimaste un po', ma era dura. L'anno scorso la polizia è venuta a casa nostra e ha preso tutto. Ci ha bloccato i conti e confiscato i beni. Ho scoperto che mio marito era coinvolto in qualcosa di molto brutto e io non lo sapevo. Sì, è spaventoso cosa nasconde certa gente. Ah, che si rivede. Come procede? Sono insieme da 1:20. Sembra andare bene, sorrisi da entrambe le parti, quindi... Ottima scelta di stile, sta molto bene. Cos'è quella camicia? Todd e Carlos gli hanno fatto un restyling. Fico. Vuoi l'audio? Hai anche l'audio? Cosa ho, 9 anni? Senza offesa. È bello uscire fra adulti. Sophie, se tu mi dicessi cosa ti ha insegnato JJ sarebbe bello, ma... non importa. Certo, te lo insegno. Se mi insegni a intercettare. Allora, tu che mi racconti? Quale scherzo del destino ti ha portato al piano sopra il nostro? Kate, c'è una cosa che devo dirti. Ti andrebbe di ballare? Perché io non ballo da secoli. No, io non penso. Esatto, non pensarci, non devi farlo. Hai paura. Oddio. Andiamo? Sì. Andiamo. No, no, no. Sì, sì, sì. Hop up the stool, jump in the coupe. Pick the bars up at the roof. Testing on bitches as hard as I can. Bitch, I'm sorry, yo. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. Bang, I'm just tripping the jazz. No, no, sta ballando. Lo vedremo domattina al Today Show. Sembra il matrimonio alla fine di Shrek. Mi sono divertita molto stasera. Sì, anch'io. Buonanotte. Notte. I problemi di matematica ingannano, quindi devi scomporli. Prima devi capire cosa ti chiedono e poi fai i conti. Cos'è quella cicatrice? Questa? Un frammento. Guarda questa. Monopattino. Tosta. Ora concentrati, ok? Mio padre era un cattivo. Io credo che abbia fatto scelte sbagliate. Soprattutto quella di farsi coinvolgere da tuo zio. Ma se ha fatto te, non poteva essere così cattivo. Ok. Matematica. Diciamo che ci sono 12 super cattivi e io devo farli fuori. Ma ho un partner. Se dividi 12 super cattivi per noi due... Quanti cattivi deve fare fuori ciascuno di noi? Beh, 12 diviso 2 fa 6. Ma se la tua partner è Bobby, tu li fai fuori tutti e 12 e lei fa il tifo dal van. Oh, ma aspetta! Poi altri 7 cattivi circondano il compound e non sapete dove andare perché il supporto tecnico vi odia e vi ha mollati. Ops, siete morti! Ciao, Kate. Ciao. Mi faresti un favore? Sì, certo.
Mi hanno prolungato il turno. Puoi andare a controllare Sophie? Sicuramente starà bene, ma è molto che è sola. Nessun problema. Grazie, mi salvi la vita. Oh, puoi controllare che faccia i compiti. Sì, tranquilla. Fatti i compiti, si fa la cena. Sì. Che cosa si mangia? Beh, io non cucino, quindi frullati proteici. E tosta al formaggio. Esatto. Ci penso io. Potrei parlarti un attimo? Sì. Lo so, dovevo chiamare prima di fermarmi. Io non mi aspettavo di trovare questo a Scusami, casa. Sophie sa essere molto convincente. Sono presa, volevo solo dirti grazie. Oh. Il tuo arrivo nella nostra vita è stato una boccata d'aria fresca. Mamma, questo dove va? Aspetta. Oh, sì, è cotto. Dove sono i progetti? Il tempo stringe. Azar, ti preoccupi troppo. Li ho localizzati, ma mi servono 24 ore. Andiamo dentro. Ci sono occhi dappertutto. Credo che Marques abbia trovato quel che cerca. Intervenite, adesso! Abbiamo bloccati, voglio entrambe le squadre. Essere importante. Oh, e come? Per questo ho voluto farlo qui. L'operazione è finita. Cosa? Abbiamo accerchiato Marques a Berlino e piuttosto di farsi prendere, si è fatto esplodere. C'erano molti corpi. La scientifica sta esaminando i resti. Quindi la missione è finita e non abbiamo più bisogno di sorvegliare la famiglia. Ok, immagino che torneremo a Chicago per sgombrare. Farete molto di più. Sgombrerete anche le vostre scrivanie. Cosa? Oh, cavolo, siete entrati nel nostro hard disk. Cavolo, è il nostro mestiere. Capo, quello non è come sembra. Quello posso spiegarlo? 1 milione di visualizzazioni, ma questo è... Non è il punto. Solo un ordine. Solo l'ordine di sedersi a guardare, ma no, avete compromesso la missione e infranto il protocollo. Questo non si può tollerare. Non è colpa di Bobby. Ho preso io. Avete chiuso. Cavolo, io... E non poteva chiamarci a Chicago e dircelo così potevamo sgombrare? Doveva farci prendere un aereo per dircelo? È molto dispendioso. L'email non funziona? Pagano i contribuenti? Bobby,
quando aprirai bocca. Per tutto il viaggio niente. Sai, ok, va bene. Ho sbagliato. Hai provato ad avvertirmi. Non lo so, di qualcosa. Perché non ti arrabbi con me? Perché tu sei il mio eroe. Mi è piaciuto guardarti diventare una persona normale. Buona fortuna. Ciao. Ciao. Forza, entra. Grazie. Allora, dove eri finito? Sì, io ho una buona notizia, spero. Oh. Sì, e poi un'altra potenzialmente sconvolgente. Oh. Prima quella buona, però. Va bene. Kate, tu mi piaci davvero. Tanto. Hai riaperto una parte di me che era chiusa da moltissimo tempo. Diciamo che il sentimento è reciproco. E quella potenzialmente sconvolgente? Oh, cavolo. Siamo della CIA. Mi dispiace tanto. Kate. Che stupida. Kate. Kate. Dove sono? Dove sono? Kate. Dio! Sei bravo, JJ. Sei proprio bravo. Cavolo, tu e le tue storie. E Sophie. Cercavo di proteggervi. JJ? Sophie, vai in camera tua. Ti prego. Aspetta, non ti arrabbiare. Posso spiegarti? Tu lo sapevi? Sophie. Come hai potuto? È il mio lavoro, Kate. Vattene. Che cosa ho fatto? Avevi ragione, sai. Oh, e come? È finita sul personale. Con la bambina e Kate. Sono stato debole. Finire sul personale non è una debolezza. Nel tuo caso ha rovinato la tua carriera e minacciato la sicurezza nazionale, ma gran parte della gente in effetti ha rapporti personali. Non io. Io ho un pesce. Come l'ha presa? Non bene. Sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla. È un film così triste. Ho usato il giretto di Ozzy come copertura per vederti. È una bella mossa, ma non dovresti essere qui. Ho fatto questo per te. Non è un pesce, così almeno non ti muore. Puoi tenerlo per sempre. Andiamo, ti accompagno. Noi non ci rivedremo mai più. È vero? Ogni tanto controllerò come stai, ok? Non ti dimenticherò, ok? Promesso. Mm.
stai bene? Che è successo? Sophie, va a giocare. Siete carini. La piccola Sofia è un compagno di giochi della CIA. Sedetevi. Perché non te ne vai, Victor? Ti prego, vattene. La CIA ci controlla, arriveranno da un momento all'altro. No, ci ho pensato io. Con qualche esplosivo è un vecchio palazzo con una rete di tunnel della Seconda Guerra Mondiale. Bravo, piccolo. Non durerà per sempre, ma mi basta un giorno. Non fargli del male! Questo piccolino, non gli farei mai del male. È più importante per me di ognuna di voi. È il miglior amico di mio fratello. Ehi! Oh mio Dio, che cosa faccio? Va bene, io tocco. Tu insegna alla bambina, a me non c'è bisogno di mostrare niente. È tutto qui. Ciao cari, era aperto. Todd ha fatto il suo famoso hummus. No, voi dovete andare. Sì, ho dei parenti. Siete estremamente maleducati. Sapete quanto è difficile fare l'hummus? Andate via. Ok, ora basta. Avete ferito i sentimenti di Todd. Todd! Non posso crederci. Come lo sapevate? Lo prendiamo noi, JJ. Preferirei non bucare un bocconcino come te. Ah, ok, sono confusa. Siete coinvolti? C'è qualcuno in questo palazzo che non mente sulla sua identità? Siamo liberi professionisti. Quando i progetti non sono usciti sul mercato, abbiamo capito che erano qui. Abbiamo fatto un piano a lungo termine. Nessuno sospetta la coppia gay della porta accanto. Mentivate anche sul fatto di essere gay? Oh no, siamo gay. Ci siamo innamorati durante la missione. È davvero una bella storia. Abbiamo scoperto una passione comune per ceviche e missili a lungo raggio. Oh, sei stato bravo anche tu. Ci aspettavamo una sorveglianza della CIA, ma mai avremmo pensato che qualcuno avesse una relazione col suo obiettivo. Ma adesso basta. Il drive, JJ. Niente di personale, tesoro. Siamo ancora amici. Sparerò dritto in quella bella faccia al botulino. Sappiamo entrambi che non sei capace di premere quel grilletto. Oh, bastardo, tu non mi conosci. Non sei molto brava con le armi, passerotto. Forse. Ma sai cosa mi riesce molto bene? Spaccare. Spaccare. Lasciami! JJ! Culi!
Perché fai questo? Sei la mia assicurazione e non chiamarmi zio. Io odiavo tuo padre, non siamo parenti. Vuoi andare a casa? Portami a casa. Smettila! Non un'altra parola. Bobby, ci sei? Riesci a vederli? Sì, 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 devo solo agganciarmi al satellite, ci metto un minuto. La vedo su Find My iPhone, vanno sull'80esima. Ti consiglio di guardare la strada. Marciapiede! Su quel drive. Nucleare, fine del mondo. Beh, non è un buon motivo per mentirmi. Sono d'accordo, non è un buon motivo. Li vedo dal satellite, sembrano diretti a Naperville. C'è una pista d'atterraggio. Ricevuto. Tra 400 metri, svolta a sinistra. Stai usando Waze? Sì, la tua guida mi spaventa. Kate, non lo farei. Tieniti forte! Destinazione raggiunta. Cosa? Non mi aspettavo questo. A dire il vero, non me l'aspettavo neanche io. Non lasciare che la porti via! Che cosa vuoi fare? Adesso ci penso! Una pista sull'orlo di uno strapiombo. Che diavolo? Ti sei messo contro l'uomo sbagliato. Questo lo vedremo. Tranquilla, Sophie. Non lo faccio passare. Cominci a farmi girare le palle. Se spara all'autocisterna, qui muoiono tutti. Allora facciamo in fretta. Ricorda qualcosa. Ora sono impegnato! Ma voglio dire, l'elica e l'autocisterna, ci mancano solamente i nazisti. Ma smetti di parlare! Ah!
Non ti muovere! Gigi, ho paura! Non guardare giù! Guarda me! Sophie, dobbiamo bilanciare l'aereo oppure cadrà. Cosa? Quindi tu esci da davanti. Io uscirò da dietro. E ci incontriamo sull'ala, ok? Muoviti lentamente. Non guardare giù. Puoi farcela, ok? Ok. Quello lo prendo io. Sophie, non farlo. Tesoro, tu lanciamelo e io ti prometto che lascerò te e il tuo amico vivi. Sophie, no! Non mi importa dei suoi stupidi piani, JJ. Che lo prenda pure! Che brava. Ma ho mentito. È un vizio di famiglia. Non dalla mia parte. Goditi il volo, idiota. Amore. Goditi il volo, idiota. Abbi pazienza, ero nervosa. Non male, ragazzina. JJ esploderà! Andiamo, andiamo, forza, forza! JJ, aspetta! Sophie! Ti prego! È una fregatura. Ma così che gusto c'è? Fa niente. Grazie. Non dire a nessuno che l'ho fatto. Ma che diavolo? Vai in giro con una granata! Basta un po'? Beh, stiamo affrontando una notevole esposizione mediatica, ma dovete sapere che la famiglia si è battuta per voi. Gran bel salvataggio. Grazie. Così ci abbiamo pensato a fondo e vi rivolremmo. Sì. E ti lascio scegliere le missioni ovunque tu voglia. Beh, pensavo di non viaggiare per un po'. Entro i confini? Verso Chicago, magari? Forse. Ma chiedo alla mia partner. Davvero? Sì, Chicago? Sì. Sì. Oh. Wow. Beh, a me piacerebbe tornare sul van, in realtà. Sì. Basta con le armi. No. Se siamo davvero partner, dovrei avere la stessa paga di JJ? Sì, anch'io. Stessa paga? Dovrò parlarne con qualcuno al piano di sopra, ma... Non c'è un di sopra, siamo all'ultimo piano. Ti vedo bene, JJ. Grazie. Sono d'accordo. No.
Sophie, giochiamo a rincorrerci, andiamo. Arrivo subito. La popolarità porta via molto tempo. Divertiti. Oddio. Ti prego, no. Jump in the coop, big dip on top of the roof, fixing on bitches as hard as I can, eating halal, driving a Lamb. So that bitch, I'm sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B, I run this shit like cardio. Diamond district in the chain. Mi sono allenato, stronzetti. Get up, woo, right now, get up, woo, right now, get up, woo, right now, get up.